Ed eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video velocissimissimissimissimo, senza webcam, senza niente, perché volevo spiegarvi una cosa un attimo. Però prima di tutto volevo ringraziarvi perché ho raggiunto 774 iscritti. Sono passato da 634 a 774 in una settimana e mezzo. Questo video del mio best pack opening dove trovo Aguero, Bale, Robben ha raggiunto le 500 visual con più di 40 like. Quest'altro del Priest Rangers ha raggiunto i 1479 visual e più di 60 like, qualcosa di incredibile. Poi farò un video apposito dove vi ringrazierò con la webcam e tutto, però anche in questo video dovevo ringraziarvi perché era d'obbligo ragazzi, quindi vi ringrazio tantissimo per quello che fate, per il canale, per tutto. Intanto questo rompe il cazzo. Ora torniamo a noi ragazzi. Allora, per chi mi segue sa che ogni settimana, ogni mercoledì carico un pack opening inerente al Team of the Week della settimana precedente. Praticamente ogni settimana vado a spacchettare 700-800k e i giocatori migliori li metto nel pack opening. Purtroppo questa settimana, oggi è mercoledì, infatti doveva uscire oggi, non ho potuto spacchettare, ovvero sì, ho spacchettato perché ho venduto David Luiz Toti e ho spacchettato quei 300k dove ho trovato questi giocatori. Prossimamente ve li faccio vedere. Malissimo, può andare meglio, però beh, ho spacchettato solo 250k se non erro. Però ragazzi, non ho potuto spacchettare perché non ho potuto comprare i crediti. Io ogni settimana mi compro un KK su GoFIFA Coins, ok? Questa settimana purtroppo non l'ho potuto fare perché i crediti su Xbox One stanno a prezzi assurdi, esorbitanti. Cioè, ma non assurdi come 80 euro un KK, no! Ma così tanto che io dovrei vendere nonna, cioè dovrei vendere nonna e potrei comprarmi i crediti, cioè qualcosa di assurdo. Adesso vi faccio vedere i crediti su Xbox One. 1 milione su Coins Deposit sta a 913 euro, 2 milioni a 3.655 euro. Cioè io dovrei aprire un mutuo per comprarmi 2 K, qualcosa di abbastanza assurdo, no? Mentre su PlayStation 4, guardate, Coins Deposit, un KK sta a 12 euro. La differenza è minima, no? Cioè, la differenza è minima. Cioè, 12 euro a confronto a 913. 900 euro di più stanno i crediti su Xbox One. Cioè, qualcosa di assurdo. Cioè, qualcosa di allucinante. Infatti, io ho chiesto spiegazione. Adesso vi faccio capire anche perché. È veramente una cosa che ci sono rimasto de merda. Cioè, una settimana non ho potuto spacchettare. Non ho potuto portare il mio epico super mega pack opening come faccio sempre. Ed è una cosa veramente triste per me perché ero abituato a fare questo. Però ragazzi, vi faccio vedere cosa è successo. Io ho chiesto spiegazioni, ho chiesto perché i crediti su Xbox One costano così tanto e loro mi hanno risposto perché non ci sono, cioè non ce li hanno praticamente. Ma io ho detto per sempre, loro no, solo per alcuni giorni. E vabbè, grazie, io ho risposto grazie e loro mi hanno risposto con: allora, quando ci saranno di nuovi crediti ve lo faremo sapere su Twitter. Quindi ragazzi, io non so quanti giorni passeranno. Purtroppo questa settimana è probabilmente questa sera uscirà Ronaldo 96, quindi bestemmierò come un cane, cercherò di vendere Bale, cercherò di vendere Ramos, cercherò di vendere Welbeck per cercare di accumulare qualche credito da spacchettare per alla ricerca di Ronaldo e portarvi un video decente, perché questa settimana purtroppo è andata così. Io spero veramente che il prima possibile riescano a sistemare questa cosa, a riavere i crediti. Non so cosa sia successo, ma anche altri siti come Ninja Coins, Ninja FIFA, FIFA Ninja, non lo so, beh, comunque sono andato a controllare, non ha crediti Xbox One 360. Anche FIFA Coins Zone non ha crediti Xbox One 360. Gold Dutch li ha a pezzi assurdi, cioè 159k stanno a tipo 8 euro, e più devi vendere il giocatore da 159k. Quindi non conviene comprare i crediti su Xbox One. Però un'altra cosa che volevo dirvi, io sto benissimo con la One, no? Cioè l'ho scelta apposta, non sono cretino, ho scelto la One perché vengo dalla 360, mi sono trovato benissimo, la preferisco alla Play 4. Però se si continua così, io avendo un canale su FIFA praticamente, se si continua così con i prezzi così, probabilmente passerò a PlayStation 4. Passerò a PlayStation 4 per spacchettare, perché non posso veramente vendere nonna o mia cugina, vendere
un rene per comprare i crediti Xbox One, cioè. Ma anche normalmente i crediti Xbox One stanno al doppio che su PlayStation 4, quindi sto veramente pensando di prendermi una PlayStation 4 per spacchettare e portarvi video. Non perché preferisco la PlayStation 4, no, perché sono costretto. Quindi ragazzi, mi raccomando, un bel mi piace, un bel commento. So che non è il pack opening che vi aspettavate, però cioè alla fine non ho potuto, come dicevo. Magari qualcuno di voi si chiedeva anche perché i crediti erano così alti su GoFreeplay Coins, quindi ho risposto anche a questa domanda. Detto ciò ragazzi, grazie di tutto ancora per gli iscritti, per il resto, i mi piace, le visualizzazioni, e ci si vede con il prossimo pack opening, sperando bene. Bella.